Allora, io ormai mi sono affezionata a questo posto perché, come sempre, ci troviamo di nuovo qui al Borro in compagnia del nostro Massimo. Ciao Massimo, io sono tornata ormai. Io spero che tu ti sia trovata bene. Ma assolutamente. Abbiamo passato una bella serata, abbiamo bevuto dei buoni drink. A proposito, io ho passato una bellissima serata perché abbiamo parlato dei drink, dei vini con il nostro amico Luca Martini. Abbiamo parlato con Gioia per quanto riguarda, diciamo, lei è l'addetta, no? Diciamo l'addetta stampa, l'organizzatrice. Abbiamo parlato con i cuochi, ho parlato anche con diciamo i barman. E adesso voglio parlare con te perché so che qui al Borro ci sono molti artigiani. Sì, io infatti ti consiglio di fare un giro per il borgo e passare dagli artigiani perché ne vale veramente la pena. Hanno dei prodotti di nicchia molto particolari. E veramente ti prego di passarci perché okay, ne vale allora la pena. Vuoi che io me ne vada? No, no, dopo torno. Allora dopo torno. Così, vai dagli artigiani e poi torni ancora da noi. Allora tornate anche voi qua. Ogni giovedì, lo ricordiamo naturalmente, ogni giovedì, tutti i giovedì dell'estate, venite qua al Borro per fare un magnifico aperitivo qui in questo bellissimo paesino. Proprio diciamo due cose contrastanti: un aperitivo moderno in un paesino antichissimo, in compagnia di amici, di musica, di buon vino e naturalmente in allegria. Allora andiamo un po' a vedere il paesino, naturalmente a sentire anche i nostri amici artigiani. Allora io mi trovo diciamo in questo laboratorio, in questa bottega qui del Borro insieme a David, che è uno dei tanti artigiani che troviamo all'interno del paese. Sì, io la chiamo bottega perché è una bottega artigianale, si produce oro, pietre preziose in abbinamento con naturalmente un disegno o del cliente o di nostra iniziativa. La particolarità che abbiamo noi è quella di avere cose fuori dal comune, per non essere sempre con le stesse cose. Accidenti, allora insomma io inviterei a venirti a trovare, così hanno un qualcosa di unico. Esatto, e come i nostri orologi che produce un'azienda di Firenze, l'unica cosa che noi commerciamo, che sono fatti tutti per uno a mano, uno per uno. Sono orologi di altissima qualità, un po' alto anche il prezzo forse, però di una qualità eccellente. Allora io mi trovo in uno dei negozi, diciamo, più antichi del Borro, perché poi stiamo parlando di uno dei mestieri, diciamo, che esistono dai tempi che furono, insomma. Il nostro negozio esiste dal 73 e mi sono dedicato fino ad oggi a fare scarpe fatte, diciamo, non d'epoca, però fatte un po' tradizionale. Noi facciamo un tipo di lavorazione, lavoriamo di pellame vegetale e non essendo il cromo si prestano più facile anche la lavorazione a mano, in cui poi fra l'altro sono anche, insomma, salutare, diciamo. Allora io vi invito quindi qua nella bottega del signor Luigi e della signora Giuseppina, vi ringrazio per la vostra disponibilità e io vado a fare un altro giretto. Allora mi trovo in compagnia del signor Mario, un altro dei tanti artigiani qui del Borro. Nel suo negozio di che cosa tratta? Dunque, noi nasciamo come artigiani, sì, e come restauratori di mobili, di quadri, di oggetti, di ceramiche. Qui vendiamo i prodotti del nostro lavoro. Insomma, io inviterei tutti i nostri amici che si seguono da casa e non solo a venire a visitare questo splendido paese che è il Borro, a venire a visitare i negozi e quindi a fare anche una visita qui dal signor Mario nel suo negozio. Venire al Borro veramente merita, è un locale di sogno, è un posto dove le colline hanno profili di donne, come dice una poesia attaccata nel loggiato, è un posto di relax, di pace e di arte.